Bisogna essere sempre bellissimi, sempre perfetti, sempre in forma, dicono tutti. Quello che diciamo noi è che bisogna stare bene, bene con se stessi e per stare bene si passa anche dalla bellezza. Questo ci ha insegnato in questo cammino che continua il dottor Paolo Santanchè, il nostro chirurgo plastico di fiducia. Ben ritrovato Paolo. Ben trovati. Oggi, come vedete, non sono solo, mi sono portato i rinforzi, perché siccome dobbiamo parlare di capelli e calvizie, e questo è un argomento che pochi chirurghi plastici trattano perché lo possiamo considerare super specialistico, una specialità nella specialità, ho invitato il mio collega e amico Piero Tesauro. Grazie, ben trovato, buonasera. Anche lei chirurgo plastico. Ovviamente è un chirurgo plastico e si è super specializzato in questo intervento particolarmente delicato che è il trapianto dei capelli e ovviamente di tutto quello che è la terapia della calvizie, perché non dobbiamo solo curare ma dobbiamo anche cercare di prevenire. Tanto da essere anche past president della Società Italiana di Chirurgia della Calvizie. Per è cui una piccola società, una di quelle poco note che però diffonde un po' di adepti e proprio cerca di allargare le competenze nel settore della chirurgia dei capelli. Lascio comunque a te Paolo il compito di introdurci in questo tema che è molto sentito, come tanti altri di cui abbiamo parlato. Allora, per gli uomini è un argomento molto importante, anche se oggi la moda del cranio rasato a taluni ha risolto dei problemi, però sì, Tanti sentono questo problema. Ma io faccio sempre una differenza, Paolo, tra le persone che scelgono e le persone che in realtà non possono scegliere, perché in realtà tutti quelli che sono rasati dicono: se avessi un problema ai capelli mi raserei così come ho fatto io, ma in realtà quelli che non possono scegliere fanno più fatica ad accettare la perdita, perché è una scelta o una perdita. E la a perdita... che età comincia a essere sentito questo problema? In realtà i ragazzi hanno una gran paura di perdere i capelli guardando i genitori e dicono: visto che mio papà li ha persi presto, forse li perderò anch'io presto. È giusto? C'è una componente ereditaria. C'è una componente ereditaria che è molto legata al cromosoma X, quindi in realtà il più responsabile a volte è il nonno materno, a volte anche il ramo materno della famiglia che è responsabile di questo. Abbastanza secondo me utile indagare presto, perché ciò che si può poi recuperare... Tra l'altro i ragazzi hanno sempre un po' il desiderio di imitare quelli che vedono, i VIP, i belli della TV, del cinema, quindi ne vediamo alcuni. Sì, però quelli del cinema sono anche molto truccati. Ogni tanto chi non ricorda Sean Connery nel Nome della Rosa completamente calvo e visto dopo magari nel Primo Cavaliere con un grosso parrucchino. Beh, ma anche come James Bond aveva dei parrucchini, tutta una serie. Assolutamente. Lui aveva già una chioma piuttosto diradata. E quello però è il motivo per cui ha smesso di fare James Bond, perché dopo 7 film di James Bond una volta gli fu detto: ma è possibile che James Bond debba avere il parrucchino? E glielo disse proprio quello che lo sostituì. Non fu molto carino, ma è stato molto contento. Poi tra l'altro la soluzione del rasarsi non è l'unica soluzione. Soprattutto qualche anno fa si usava il riportino. Beh, il riportino è tremendo. Dei nostri nonni. Però c'era anche un caso storico, vero? Cioè, ci porti un caso storico di questa pettinatura per nascondere. No, già Giulio Cesare aveva il problema, infatti si pettinava con questa frangettina. Una sorta di riportino quello che Giulio poi Cesare. Era abbastanza di moda tra i romani, ma copriva una stempiatura che lui impattiva. Cos'è che chiedono i pazienti in fondo, dottore? Ma i pazienti fanno una domanda molto semplice e dicono in maniera molto pratica: dottore, rivoglio i capelli. In realtà noi ci troviamo, secondo me, a dover dare una risposta che è un po' più complessa e ci troviamo qualche volta anche a dover parlare con loro e con i genitori a dire che il trapianto di capelli è un'ottima scelta a patto che sia la tappa di un percorso terapeutico, un po' come la maratona. Ci alleniamo, vediamo dove riusciamo ad arrivare e in base ai risultati che abbiamo raggiunto poi ci iscriviamo alla maratona di New York. Non possiamo partire per la maratona di New York, non so se sei d'accordo anche insomma, tu. Insomma, la risposta non è sì o no, è sì, virgola, e poi si continua. Ma come sempre il paziente vede un lato del problema e pensa che quello sia la soluzione. I problemi vanno affrontati in medicina sempre partendo dall'origine
pensando a quale sarà l'evoluzione, e infatti poi vedremo le problematiche, per esempio, che insorgono con trapianti troppo precoci o situazioni che non sono state studiate bene. Ma intanto vogliamo vedere se si vive serenamente questo momento di perdita dei capelli. Lo ha chiesto Annabella D'Argento. Bruce Willis, Vin Diesel, Andrea Gassi, Michael Jordan, tutte icone indiscusse di virilità e fascino, forse grazie anche alla loro calvizia. Ma come vivono gli uomini la perdita dei loro capelli? Lo farebbero un trapianto? Come vive lei la sua calvizia? Niente, inizialmente la soffrivo, adesso l'accetto volentieri. Benissimo, non me ne frega assolutamente nulla. Benissimo, figura, non mi pesa a me la calvizia, mai pesata. Senza problemi, ormai i capelli sono caduti, mi sono abituato e sto bene. Farebbe un trapianto? Sì, ho visto, mi sono informato, però so che sono cose che non vanno a buon fine. Ma secondo il prezzo, sì. No, ma no, assolutamente. Non mi ci sentirei. Un trapianto sicuramente deve essere fatto quando sei un po' più giovane, sicuramente. Spesso si associa la calvizia maschile ad un eccesso di testosterone, che renderebbe gli uomini calvi più virili e sessualmente più appetibili. Ma cosa pensano le donne? Calvo e sexy? Assolutamente no. Perché? Sinceramente non c'è un perché, però una bella massa di capelli, soprattutto mossi, hanno un loro perché. A voi l'uomo calvo piace? Non troppo. Dipende come fate, bisogna guardare l'insieme, non... Tipo? Dicono che abbiano più fascino. Sì, beh, dipende sempre da che uomo è. No, per me no. Sì. Perché evidenzia di più la forma del viso e i lineamenti? Non particolarmente, no. Magari uno ben piazzato potrebbe... Nel complesso potrebbe essere attraente. No, per me no. Mi piace l'uomo coi capelli. Si dice che i calvi hanno un eccesso di testosterone che li rende più virili. Non penso. Secondo me non è vero. No, neanche io. È vero. Provato? Secondo me, perché semplicemente le donne hanno i capelli lunghi può essere anche una cosa banale, però proprio perché è l'opposto. Non lo sanno sfruttare in pieno questa dote, allora, se ce l'hanno. Tra Johnny Depp e Bruce Willis, chi ti piace di più? Johnny Depp, molto più affascinante. No, io preferisco Bruce Willis. Bruce Willis. Quindi tra Francesco Renga e Bruce Willis chi preferisci? Francesco Renga. Tra Francesco Renga e Vin Diesel chi preferisci? Vin Diesel. E va, brava, tu sei furba però a fare le domande. E tra Bruce Willis e Johnny Depp? Bruce Willis. Tra Bruce Willis e Brad Pitt? Bruce Willis. Tra Bruce Willis e Lorenzo Lamas? Bruce Willis. Calvo e sexy? Calvo e sexy, non lo vedi? Certo che sì. Sorridi. Beh, insomma, ce n'è per tutti i gusti, però qualche maschietto intenzionato a fare il trapianto c'è, allora spieghiamoglielo, dottore. Ma il trapianto è un intervento di ridistribuzione, io dico sempre che è un trasloco, e siccome tutti sanno che il trasloco è un qualcosa che prima o poi ci capita nella vita, tutti ricorderanno anche quando la mamma diceva al marito... Guarda, io vado nella casa nuova soltanto quando di là è tutto a posto. Allora, chi vuole fare un trapianto deve immaginare che l'aria che riceverà i capelli, quindi prelevando dei capelli dalla regione posteriore e mettendoli nella regione anteriore, dovrà essere un'aria pronta per ricevere un trapianto, dove quindi il cuoio capelluto sia sano, dove di conseguenza si difendano i capelli miniaturizzati che sono presenti e quindi dove possano arrivare ed attecchire tutti i capelli che andiamo a traslocare. Questo è... l'intervento di autotrapianto. Poi si può entrare nello specifico e dire come me li prendi questi capelli. Me li prendi uno a uno con quella tecnica che oggi si chiama FUE, quindi Follicular Unit Extraction, quindi prelevarli singolarmente con un piccolissimo bisturi. Quello è uno dei bisturi più avanzati che oggi viene utilizzato in chirurgia della calvizie. Ma fa male? Non fa male.
non fa male, non è necessario che il paziente abbia né male né che sia spaventato dall'intervento. Ok. E dopo che vengono prelevati? Dopo che vengono prelevati il loro viaggio continua. Per un periodo rimarranno in una piccola piscina di un liquido di conservazione. Ah. E questa è estremamente importante, perché avere liquidi rigenerativi, quindi che proteggano il follicolo durante questo passaggio, permette di avere poi quello che è in gergo una percentuale di attecchimento molto alto, quello che possiamo dire una risposta alla domanda: dottore, ricresceranno tutti? In linea di massima ricrescono tutti i capelli trapiantati, se sono ben trapiantati, nella stragrande maggioranza dei casi. E come se non hanno sofferto durante il trasloco, ovviamente. Esatto. Ecco, però uno dei problemi che hanno i pazienti, cioè che hanno i chirurghi, è che molto spesso è il paziente giovane che si rivolge al chirurgo, quando la calvizie non ha ancora una sua conformazione stabilizzata. Quindi qual è il rischio che si corre quando si fa un trapianto troppo presto, senza aver prima studiato la situazione, fatto tutte le cure del caso? Ecco, io dico questo, che secondo me è molto importante. Il rischio per un paziente che chiede un trapianto quando è troppo giovane, quando non fa sì che il trapianto sia un momento di un percorso terapeutico, è che questo intervento di autotrapianto diventi il primo di una lunga serie. E esempi di pazienti che hanno avuto una lunga serie di interventi esistono, e sono tanti, perché in realtà poi si trovano a dover continuamente allungare l'intervento di autotrapianto a mano che le aree di calvizie si espandono. Questo che vediamo è un'impressione, è un esempio proprio della mancanza di lungimiranza di un autotrapianto delle stempiature. Il paziente... Ok, perché sono stati messi tutti sulla parte della stempiatura e poi sono caduti gli altri in pratica. Esatto. Questo è un errore, vuol dire non aver indagato la storia familiare, ad esempio. Non aver... E quindi qual è l'età giusta per fare il trapianto? Allora, io ti dico quello che penso, però vorrei che gli spettatori lo capissero. Paolo con me ha letto le statistiche della Società Internazionale 10 anni fa. 10 anni fa venivano operati i pazienti con meno di 30 anni nel 5% dei casi. Oggi i pazienti con meno di 30 anni vengono operati nel 22% dei casi. Oggi dice, cavoli, come mai questa discrepanza? In realtà vengono operati per due motivi: un po' perché la tecnica è molto migliorata, siamo in grado di far meglio, un po' perché forse la richiesta è più pressante e i pazienti non hanno voglia di aspettare. Un bravo chirurgo è quello che in fondo rimanda il paziente e lo convince a provare anche altre strade prima di una strada chirurgica. Quindi diciamo non c'è un'età giusta, bisogna studiare caso per caso. Oggi passiamo ai VIP, anche più difficile farlo riguardo ai trapianti, però qualche idea già ce l'abbiamo. Ma intanto volevo mostrarti dei cambi di look, Paolo, e anche a te Piero, per dare un giudizio, anche un promosso bocciato volendo su questo. Cameron Diaz, direi che non ha trapiantato niente, però no. Quando si vedono questi look, questi cambi così forti, si ha sempre... Posso dirti quello che penso però del cambio, certo, di look. Questo è certamente un cambio di look promosso. È soprattutto una grande iniziativa per i pazienti che hanno problemi di capelli a dire con grande chiarezza: prima di pensare a un trapianto prova ogni look diverso per vedere se veramente poi ti piacerà avere ad esempio la stempiatura coperta. Ah, ok. E invece Anne Hathaway, promossa o bocciata? Questo è un cambio di look ancora più forte. Capello cortissimo, quasi alla maschietta. Stiamo parlando di donne che potrebbero anche andare con un vaso di fiori sulla testa e sarebbero belle comunque. Allora promossa. Ci sono stati anche nel mondo dello sport, vero Piero, dei calciatori che hanno fatto, calciatori allenatori anche, che hanno fatto i trapianti. Ce n'è uno che nella finale di Champions League dell'anno scorso ha dichiarato: ho perso la finale, ma meno male che ho un bel trapianto dei capelli. Devo dire che Klopp è un allenatore che ha fatto soffrire molto i tifosi napoletani quest'anno, eliminando il Napoli dalla Champions League. E lui l'aveva dichiarato. E lui l'aveva dichiarato, così come l'ha dichiarato. Infatti lo stiamo vedendo. Promosso o bocciato? Promosso. Una bellissima densità sull'area centrale, con una grande naturalezza di impianto. Sempre dal mondo del calcio, Rooney, giocatore. Ecco, Rooney, guarda, ti dico la verità, lo dico perché non è molto noto. Rooney è stato operato da una donna molto giovane, molto simpatica, in Inghilterra, e lui ha scelto di fare questo intervento di autotrapianto, come molti sanno, a 26 anni, quindi molto giovane. E quando un paziente mi chiede del trapianto di Rooney, dico sempre questo: digita su internet papà di Rooney. Mi dice, ma perché?
Perché il papà di Rune, a parte che purtroppo c'è sempre una brutta storia di del fatto che sia finito in galera per qualche motivo, o brevemente in galera, è identico al figlio, con una calvizie molto limitata, un ciuffetto anteriore mantenuto, che dà l'idea che quel tipo di trapianto poggerà su un'area molto stabile nel tempo. Promosso o bocciato allora? Promosso. Promosso anche lui. E infine Donald Trump, anche lui. Rapidamente, promosso o bocciato questo trapianto? Questo è un trapianto, diciamo che è promosso con la sufficienza, ma... rimandato, via. Diciamo... Donald Trump sembra che si sia messo una polenta in testa, effettivamente. Più che... cioè, è veramente un po' originale. Comunque, prima, ritornando sì. alle donne con le pettinature varie, vi ricordate un vecchio film di Ornella Muti, completamente calva, oppure Demi Moore in Soldato Jane, rasata sì, a zero? Sì, sì, cioè, sì. Su certe teste puoi fare qualunque cosa. Rapidamente, prima di andare in pubblicità, quando si parla di capelli, viene in mente un grande uomo di spettacolo italiano, Pippo Baudo. Pippo Baudo è stato molto carino con la chirurgia della calvizie, perché ha coinvolto i chirurghi plastici un pochettino nella sua storia. Lui andò in Francia da Puteaux molti anni fa, quando l'intervento di autotrapianto, Puteaux, un notissimo chirurgo francese. Ha fatto di tutto però Pippo Baudo. E lui però non riuscì con quegli interventi a togliere la sua dipendenza, che per molti anni è durata con un impianto di tipo protesico. Soltanto la correzione dell'autotrapianto che fece negli anni 98-99, di cui poi parlò apertamente al pubblico, alla stampa, nel corso di un congresso della Società Italiana di Chirurgia della Calvizie, lo ha lasciato poi libero di mostrare i risultati di un trapianto che ha qualche piccolo difetto, ma oggi siamo molto critici. Ma dobbiamo essere anche molto riconoscenti a una chirurgia del passato. Certo. Cioè, la chirurgia del passato è quella su cui poggiamo i piedi, quindi è facile criticare quando in realtà... sulle spalle dei giganti. Esatto. Ci dobbiamo fermare per un piccolo break, non cambiate canale, tra poco ci saranno le vostre domande, quelle da casa. E riprendiamo con i vostri quesiti. Ci scrive un uomo, è una lettera firmata che però di cui non abbiamo diffuso il nome. Ho il pube sopra il pene molto grasso, si può operare? È un problema, l'avevamo accennato anche nelle scorse puntate. Sì, beh, allora, praticamente tutto dove c'è grasso si può praticare la liposuzione, quindi anche il pube può essere smagrito senza problemi. A proposito di pube, è vero che diverse donne si fanno trapiantare alcune, alcune, quelle che hanno avuto un grosso grembiule addominale che poi è stato rimosso con la addominoplastica per un diradamento. Sì. Seconda domanda, quella di Liliana, vorrei avere qualche informazione più sulla blefaroplastica non chirurgica con bisturi al plasma, grazie. Allora, la blefaroplastica risolve dei problemi che si possono risolvere solo con la chirurgia. Se c'è un eccesso di pelle della palpebra superiore, se c'è un eccesso di grasso, solo la chirurgia può risolvere questo problema. E non c'è bisogno di strumentazione stravagante, basta un bisturi, una pinzetta, un paio di forbicine e soprattutto la manina delicata. A proposito di domande, qualcuna ce l'ho anch'io, ci sono un po' di luoghi comuni sui capelli, Piero, tagliarli spesso li rinforza, è vero o falso? Questo è una cosa che si dice sempre e ha un fondo di verità come ogni cosa. Tagliare i capelli può avvantaggiare ad esempio l'utilizzo di una terapia, si applica meglio la lozione che non rimane impastata tra capelli molto folti. Quello che però va detto è che tagliare i capelli prima dell'estate, prima di un'esposizione prolungata al sole, non fa bene, perché in realtà espone maggiormente al danno da ultravioletti. E lavarli spesso? Lavarli spesso dipende dai prodotti. Un adagio dice che se li lavi rispettando il film idrolipidico, se li lavi rispettando il cuoio capelluto, non fa male. E in effetti buoni prodotti possono aiutare a lavare bene e spesso i capelli. Però scegliere il prodotto adatto. Se tolgo un capello bianco poi ne escono, invece sono varie scuole di pensiero, ne escono due, addirittura chi dice sette. No, questo non credo che sia vero, credo che i capelli questo bianchi... Questo non è neanche il fondo di verità. No, si sorprendono all'improvviso, come Maria Antonietta prima di essere decapitata ebbe improvvisamente una crescita di capelli bianchi, da cui il nome della sindrome di Maria Antonietta, ma insomma sia lì. Vogliamo andare a vedere qualche altro caso insieme, magari così diamo anche un commento. Perché anche in questo, qui si studia
la struttura, dove mancano i capelli. Qui c'è una stempiatura, no? Immagino che... Qui si fa un calcolo esatto della dimensione della stempiatura per fare un trapianto che è un trapianto dove la densità che devi raggiungere è uguale a quella dei capelli circostanti. Perché erano molto folti. Molto folti, molto folti. E c'è chi invece li perde non tanto davanti ma proprio sulla parte... sopra della testa, la cosiddetta chierica. Sì, c'è chi la chiama chierica, chi la chiama tonsura. In questo caso è un trapianto in cui va rispettato il verso naturale di rotazione dei capelli. Qui bisogna proprio trapiantarli a spirale, no? Si fa la rosa. Come sono in origine. Certo. Scorriamo ancora qualche altro caso e poi vi faccio vedere dei VIP, in casi di prima e dopo, che come ci insegni Paolo è anche... l'immagine complessiva, poi l'equilibrio complessivo che deve funzionare, come in tutte le cose. Non è l'intervento mirato, non deve essere studiato il particolare, il centimetro quadrato in cui uno pianta i capelli, ma globalmente il viso e dare una linea che sia adeguata. Se vuoi descriverci... Vuoi commentare in qualche modo, Piero, questi che stiamo vedendo? Io sorrido perché sono tutte persone che chiaramente ho trapiantato e sono anche estremamente gentili nel permettere l'uso della loro immagine. Ma quello che va detto è che poi il look può essere migliorato con un buon taglio di capelli, con una buona capacità di gestire la propria immagine. Tom Hanks ha fatto il trapianto? Tom Hanks ha atteso molto e ha fatto un buon trapianto sulla stempiatura. Promosso. Prima di fare Angeli e Demoni ha fatto un trapianto, sì, promosso direi. È ingrassato un po' troppo. È rimasta la stempiatura comunque. È rimasta ma era molto più profonda, a un certo punto la stempiatura confluiva verso l'interno, isolando il piccolo ciuffetto anteriore. Ah, è vero, ecco, sì, sì. Mel Gibson? Mel Gibson ha fatto un piccolo trapianto di stempiature perché non sopportava che andassero indietro. Promosso o bocciato? Secondo me stava meglio prima, sinceramente. Quindi? Bocciato. Ah, finalmente un bocciato, ce l'abbiamo. E invece un vincitore di Oscar come McConaughey? Ma lui è decisamente un promosso, però se andiamo a cinema in questi giorni a vedere il film che ha fatto, si vede anche come l'eccessivo dimagramento un po' ha indebolito i capelli. Ecco, uno dei consigli che avete dato spesso in questa trasmissione è rispettare una dieta corretta. La dieta aiuta la salute dei capelli. Cioè un'alimentazione, beh, questo è un po' in tutto, vero Paolo? Ah beh, certo. Alimentazione, infatti, se vedete i film in cui c'è della medicina legale, eccetera, dal capello c'è tutta la storia del paziente, le sostanze che ha assunto e tutto, quindi è sensibilissimo. È chiaro che una dieta sbagliata indebolisce tutto, compresi i capelli. Vediamo un altro caso invece, subito dopo questi VIP, vediamo invece persone comuni che si sono fatte operare e hanno ottenuto poi risultati altrettanto soddisfacenti. Quanto dura il risultato poi tra l'altro? Ecco, qui stiamo vedendo ancora sulla chierica e stempiatura. Un paziente che associa un po' di terapia, quindi associa quella capacità di curare i capelli a un risultato di trapianto che dura nel tempo, molto nel tempo. Non si può mai dire per sempre, è una cattiva secondo me pubblicità al trapianto dire per sempre, però i capelli trapiantati durano, bisogna vedere cosa succederà a quelli vicini. Però praticamente non è che aumenta il numero di capelli che abbiamo, li trasferisci da una parte all'altra, no? Li ridistribuisco, sì, li sposto, li trasloco come dicevamo prima, non cambia il numero però inganna l'occhio. Allora quando tu parli di un intervento di autotrapianto generalmente devi dire i capelli trapiantati ti daranno volume, i capelli che conservi ti ridurranno la trasparenza, per cui tra il capello trapiantato la tua capacità di conservare il tuo capello sottile ti darà un risultato che sarà di gran lunga migliore. Anche perché è importante il colloquio iniziale, Paolo, anche e soprattutto in questo caso, ne abbiamo parlato spesso. Perché è un intervento, è un insieme di cure che vanno pianificate attentamente. I capelli devono poi accompagnarci nel corso della vita e quindi dobbiamo essere estremamente, estremamente lungimiranti. Infatti è sbagliato pretendere tutto e subito, bisogna essere molto fiduciosi nei consigli
del chirurgo, che sicuramente studierà la strategia migliore per ogni persona, non per avere un risultato immediato, ma per avere un risultato duraturo. Ancora qualche cambio di look: Natalie Portman e Jennifer Lawrence, due VIP, che anche qua mi sa che vale il discorso che ci facevi, Paolo, che queste potrebbero mettersi qualsiasi cosa in testa. Loro sono donne che hanno un'attaccatura molto bassa, quando parliamo e hanno un'attaccatura femminile. Quando parliamo di donne, qualche volta abbiamo anche delle pazienti che lamentano proprio questa incapacità di chiudere l'ovale del viso e quindi magari chiedono di avere una stempiatura che sia più naturale, un pochettino più chiusa. Pretendono di somigliare un po' meno al papà e un po' più alla mamma qualche volta. Non si può generalizzare, ma l'arretramento di questa parte qui, vuoi anche per delle code, per uno stile magari troppo tirato. Esistono tante alopecie da indebolimento dei capelli, da strappamento, persino le ragazze che studiano e li strappano per quella che si chiama tricotillomania, quindi una debolezza dei capelli indotta un po' dallo stress. Beh, infatti anche l'attaccatura, la linea di attaccatura dei capelli è differente da uomo a donna, e quindi a volte, pur avendo tanti capelli, la linea anteriore non è confacente all'immagine sessuale. Certo. Infatti ricordo ben uno che aveva un'attaccatura sbagliatissima, era il ministro De Michelis, che aveva un'attaccatura assolutamente femminile, senza la minima stempiatura, nonostante gli anni. Parleremo di donne tra poco, perché a volte è più raro, ma può colpire anche le donne la calvizie o il diradamento. Ma c'è un personaggio su tutti che viene in mente anche quando si parla di capelli. Che cos'è la tricopigmentazione? La tricopigmentazione viene normalmente confusa con il tatuaggio del cuoio capelluto, quindi scurire il cuoio capelluto con dei pigmenti. Le donne che ci seguono sanno benissimo che da anni si usa il trucco semipermanente. Ecco, la tricopigmentazione è un passaggio, voglio dire, che nasce. Ma l'ha fatta Berlusconi? È molto difficile cosa ha fatto il presidente del Consiglio, l'ex presidente del Consiglio. È certamente una persona che ha fatto degli interventi di autotrapianto e ha scelto di enfatizzare il risultato con un forte scurimento della superficie del cuoio capelluto. Quindi... Che però hai visto cambia tantissimo da una foto all'altra. C'è una foto in cui è scurissimo come sfondo. Cambia il truccatore. No, quindi non ha niente di permanente, probabilmente. Non insomma, credo. È un trucco occasionale. Credo che sia un fondotinta. Esistono due trucchi per il cuoio capelluto, va detto, perché un fondotinta che scurisce il cuoio capelluto è una polvere fatta da fibre di cheratina che si intrappola tra le fibre dei capelli e dà volume. Credo che usate e entrambi. Quando ti passi una mano nei capelli poi rimane intrappolata e non si muove più. Tra l'altro, a volte la chirurgia si mette, questo tipo di chirurgia si mette a disposizione anche di casi in cui ci sono stati degli incidenti, delle ustioni, dei danni. Questo è molto diventa importante. Ricostruttiva, diventa tutto un altro paio di maniche, potremmo dire. Questo ridà un'immagine a persone che l'hanno persa per colpa di un trauma. Ne abbiamo operati molti, alcuni li abbiamo anche operati pro bono, come si dice, perché questa è una chirurgia che non ha accesso in ambito ospedaliero. Abbiamo qui un caso che è un esito di radioterapia, quindi i raggi che hanno permesso la distruzione del tumore, che hanno al tempo stesso indebolito i follicoli, ed è possibile ricostruirlo. Questa in realtà è una cicatrice dovuta all'asportazione di un nevo gigante, il primo che vediamo, una ragazza che ha un'alterazione proprio della parte laterale, non può pettinare i capelli in altro modo che non facendoli scendere a coprire quest'area. E sono casi che danno grande soddisfazione. Questo è il caso di radioterapia. Questo è il caso, l'esito di radioterapia. Ma anche da lifting può essere l'esito? Ma sul tessuto irradiato, che quindi è atrofico, l'attecchimento dei capelli è buono o devi fare prima una preparazione? Oddio, cosa vi siete detti, Paolo? Non ho capito niente di questa domanda. Siamo detti, credo in gergo, ci siamo detti no. Fondamentalmente, ma su una cicatrice. Sulla cicatrice. Crescono i capelli. Okay, perfetto. Soprattutto una cicatrice da raggi, che viene... ha dato un'atrofia, un assottigliamento, ecco. Diciamo così, che secondo me il follicolo ha poco bisogno di mangiare, cioè non ha bisogno di così tanto nutrimento, per cui incredibilmente cresce anche laddove non c'è tanta vascolarizzazione. Però oggi che possiamo pretrattare un tessuto, quindi fare delle infiltrazioni con delle sostanze di rivitalizzazione, generalmente prendiamo la palla al balzo e diciamo alla paziente, bene, o al paziente,
facciamo un pretrattamento di qualche settimana, di qualche mese, prepariamo il tessuto, diamogli più spessore e poi trapiantiamo. Ecco, per esempio molti adesso parlano, chiedono se il PRP, cioè quel preparato ottenuto centrifugando il sangue, separando le piastrine, è efficace come base per rinvigorire dei capelli che si stanno perdendo o rallentare la calvizie. Tu sai che il PRP, lo dico anche per i pazienti, è una procedura che tratta degli emoderivati, quindi è necessaria un'autorizzazione, che ad esempio lo studio ha in convenzione qui a Milano con l'ospedale Niguarda. Però ogni nuova procedura va prospettata al paziente nella giusta dimensione, non fa miracoli, aiuta. È una procedura su cui anche i protocolli sono ancora piuttosto diversi. C'è chi ha usato questa procedura per dare forse troppe aspettative ai pazienti. Noi la facciamo con un protocollo molto rigido, chiarendo anche quali sono le aspettative, senza dire ecco abbiamo la bacchetta magica. Sì, è vero, a volte ci aspettiamo tanto da rimedi che magari non sono così avanzati, non sono così testati o sono addirittura dei sentito dire, e a volte ci si mette in testa davvero di tutto. Vediamo cosa ha scoperto Annabella. Capelli, croce e delizia di ogni donna che spesso, pur di avere lunghezze e acconciature da fata, metterebbe in testa qualsiasi cosa. Quando si parla di capelli è facile credere alle leggende metropolitane o alle tante pubblicità ingannevoli. Per non ritrovarsi con i capelli arruffati come quelli di una vecchia Barbie, non sempre è necessario acquistare prodotti costosissimi che promettono miracoli. Talvolta è sufficiente dare un'occhiata alla dispensa in cucina o dentro al frigorifero. E allora ecco che frutta e verdura si trasformano in vere maschere fai da te per rivitalizzare chiome fragili e opache. Un rimedio naturale antichissimo e ancora in auge per nutrire e rinforzare il capello sono le uova o addirittura la maionese. Sembra incredibile, ma spalmarla sulla testa anziché sul pane si dice sia un'ottima cura per chiome sfibrate e aride. Ma anche bagnarsi la testa con l'aceto servirebbe per ottenere capelli brillantissimi. Sarà vero? Provare per credere, e se temete che questi rimedi facciano male alla testa, sappiate che anche l'aspirina, a quanto pare, sia utile per forfora ed esquamazioni. Naturale o no, se il risultato non è quello sperato, per fortuna è sempre possibile darci un taglio. Allora, dottor Tesauro, funzionano o no? Ma è impossibile negare che esiste un mondo di rimedi della nonna. Però bisogna anche dire che esiste un mondo gigantesco, 65.000 parrucchieri, di professionisti che ti possono dare un buon consiglio prima di arrivare al chirurgo. A proposito di consigli, spesso si ottengono degli ottimi risultati senza arrivare alla chirurgia, ma con una terapia medica che funziona se... Che viene sottovalutata, permettimi di dire, e non va sottovalutata, perché infatti, questo è importante degli ottimi dirlo. Risultati. Chiaramente va seguita con scrupolo e pazienza. Ci hai portato qualche immagine anche su questo? Vi ho portato qualche immagine per dimostrare che queste piccole maratone terapeutiche, mesi ben fatti, danno questi risultati. Guardate da dietro questo paziente quanto è migliorato, quanto ma è scomparsa la trapianti? Chiesa. Senza trapianto. Anche forse ne abbiamo un altro paio, se possiamo mandarli. Ancora una volta, senza trapianto, eccolo. Un miglioramento importante. In quanto tempo? Questo qui è un miglioramento ottenuto in 6-7 mesi ed è abbastanza tipico che il paziente si sia dimenticato di come era prima. E dica, ma mettendo cosa però, dottore? Mettendo alcune lozioni, prendendo alcuni integratori, valutando l'impiego di farmaci soltanto quando necessari. Non è un problema solo maschile, anche se finora abbiamo parlato solo di uomini, ma anche di donne. E in questo caso, non so se era un trattamento medico o chirurgico, il risultato è comunque... No, questo è decisamente, questa è una donna ed è decisamente un trattamento chirurgico, una forma stabilizzata di alopecia maschile, di alopecia femminile. E devo dire che questo è un risultato di un intervento chirurgico che poi non viene mai lasciato da solo. I margini dell'aria vengono comunque trattati per fare in modo che l'aria tenda a restringersi e non ad allargarsi. Come salutiamo comunque i nostri telespettatori, Paolo? Sottolineare che la calvizie nelle donne è assolutamente devastante psicologicamente, certo. Perché l'uomo calvo è nella norma, la donna calva, e quindi questi interventi qui sono veramente strepitosi da un punto di vista psicologico, perché reinseriscono una donna nella sua vita normale con la sua sicurezza. Ma Paolo Santanchè,
Piero Tesauro, rimanderemo ulteriori commenti alla prossima puntata. Grazie ancora, dottore, di essere venuto, grazie, di averci illuminato su questo campo. Ma no, noi possiamo così... dire, se posso dire un'ultima cosa, che le strategie funzionano se vengono messe in atto, e questo è il discorso con cui possiamo salutare i nostri spettatori. Ci vediamo la settimana prossima con Bellessere. Arrivederci. Arrivederci.